Emons Record. La sigla di Sex and the City si ispira a un disco degli anni 60 del musicista messicano Esquivel, scritto col punto esclamativo, che oggi viene considerato l'inventore del sottogenere del pop space age, noto anche come Bachelor Pad Music, letteralmente musica da camera per scapoli. È un sound gioioso, sexy, ottimista, perfetto per una serie che di musica da camera ne avrebbe richiesta parecchia. Ma non per scapoli d'oro, bensì per donne. E già qui mi trovo in difficoltà. Zitelle? Signorine? Nubili? Bisbetiche? Single? Perché è così difficile definire una donna non sposata, anche dal punto di vista linguistico? Sex and the City ha avuto un ruolo fondamentale nel raccontare questa realtà, una realtà completamente nuova, quella delle donne single e felici di esserlo, donne che trovano nell'amicizia il carburante per la loro vita. Questo è Nemiche Geniali, un viaggio nei luoghi più affascinanti e perturbanti dell'amicizia femminile. E io sono Jennifer Guerra. Una produzione Emons Record. Oggi, tra un Cosmopolitan e un paio di Manolo Blahnik, parliamo della serie che ha cambiato per sempre la rappresentazione femminile in TV. Puntata 3. Sex and the Strategy. In quel momento in cui noi andiamo a parlare di Sex and the City, parliamo, secondo me, di una serie dove precisamente il conflitto si innesca tra lo stereotipo dell'amicizia femminile e l'amicizia femminile. Cioè, quindi, se dovessi dirtela in poche parole, sarebbe probabilmente questo. È il continuo procedimento, tutti i processi della serie riguardano lo spaccamento di questo stereotipo, e questo stereotipo, per essere spaccato, richiede che delle ombre siano integrate. La sceneggiatura di Sex and the City funziona in questo senso. Questo è il suo incedere. Quella che avete appena sentito è la voce di Marina Pierri, direttrice artistica di FEST, il Festival delle Serie TV. Le ho chiesto cosa ha reso Sex and the City una serie così iconica e rivoluzionaria, così amata e discussa ancora oggi. Ma dall'altra parte, invece, nel 1997 la rivoluzione di HBO è soprattutto una rivoluzione formale, nel senso che quando arriva Oz, che è la prima produzione originale HBO, per la prima volta, considerato il contenitore dove non hai più quei vincoli che sono invece tipici della televisione commerciale, quindi non devi soddisfare gli inserzionisti, non ti devi preoccupare di avere degli argomenti che sono troppo tabù, eccetera, eccetera. E proprio in questo humus molto fertile, perché Oz, che è poi la prima serie originale HBO, arriva nel 97 e Sex and the City nel 98, arriva appunto questo show che racconta in una maniera abbastanza non convenzionale per la televisione dei tempi, quella che è l'amicizia tra quattro amiche. Ma non si limita a fare questo, cioè poi effettivamente il punto di Sex and the City è raccontare sì l'amicizia femminile, ma è anche raccontare la condotta di queste donne che sono single e che, diciamo, sono single o comunque sono in cerca all'interno di questo grande contenitore di storie che è poi New York. Nel corso di 6 stagioni, 2 film e il sequel And Just Like That, vedremo la neurotica Carrie, l'austera Miranda, la sexy Samantha e la principessa Charlotte impegnate in una infinita girandola di relazioni amorose. Si potrebbe dire che la più grossa, la più importante, sia quella tra Carrie e l'enigmatico Mr. Big, che si trascina con alti e bassi per tutte e 6 le stagioni e oltre. Ma si potrebbe anche dire che è proprio quella tra le 4 ragazze la relazione più importante di tutte, come ci racconta appunto Marina Pierri. È quello che pensa Charlotte, quando in crisi matrimoniale con il bellissimo ma impotente Trey, propone alle 4 amiche di essere le sue vere anime gemelle. Ed è anche quello che pensa Samantha, in maniera sicuramente un po' meno romantica, quando dice «Women are for friendship, men are for fucking». Impossibile fare amicizia con un uomo. Scrive la ricercatrice in Media Studies e Genere Alison Winch,
che in Sex and the City è attraverso la socialità delle protagoniste che ci viene rivelata la narrazione. Insieme condividono i loro errori, li soppesano e comprendono le loro emozioni, relazioni e aspirazioni. Convalidano l'una la vita e l'identità delle altre. Abbiamo già detto in prima puntata quanto l'amicizia tra donne serva da specchio, non solo per confrontarsi con le altre, ma in qualche modo anche per rivedersi. Ogni puntata di questa serie è costruita in modo duale, ovvero le vicende che riguardano le protagoniste sono sempre organizzate a due. Di solito le coppie sono oppositive. La storia di Carrie, che crede ciecamente che l'amore la salverà, è messa a confronto con quella di Miranda, una donna con i piedi sempre per terra e che vuole a tutti i costi essere indipendente. Allo stesso modo, le disavventure spesso surreali e comiche di Samantha vengono paragonate agli altrettanto surreali appuntamenti di Charlotte, che con la sua leziosità e il suo romanticismo dovrebbe essere una nemesi di Samantha. Il perno attorno a cui ruotano queste coppie, queste dualità, è quasi sempre un uomo, che sia di passaggio, un fidanzato stabile o l'eterno tira e molla con Mr. Big. Primo, è molto attraente. Secondo, non ha la fede. E terzo, sa che mi porto dietro una scorta di preservativi. È così che Carrie descrive Mr. Big, la figura più ingombrante della serie, onnipresente anche quando non compare sullo schermo. Nel corso di 94 episodi, sono ben 107 gli uomini con cui si intrattengono le nostre protagoniste. Con alcuni hanno appuntamenti disastrosi, con altri finiscono a letto, con altri si sposano, con altri ancora divorziano. Ma nonostante questo via vai di scapoli, la presenza degli uomini diventa quasi accessoria in questa serie, dove il focus resta comunque sempre soltanto l'amicizia femminile. Prendiamo Big. Non si può proprio dire che Charlotte, Miranda e Samantha lo amino molto, anzi. Le amiche si rendono perfettamente conto di quanto il suo continuo sparire e ricomparire nella vita di Carrie le impedisca di essere veramente felice. Quando Carrie si trasferisce a Parigi con Alexander Petrovsky e si rende conto di aver fatto un errore enorme, prima di andarla a riprendere, Mr. Big capisce di dover chiedere la benedizione delle sue amiche. E sono loro, dando il permesso a Big di partire, che in qualche modo si fanno garanti della felicità di Carrie. Big lo sa. Voi siete l'amore della sua vita e un uomo è fortunato se arriva quarto, dice alle ragazze. E a questa dichiarazione d'amore Miranda risponde: corri a prendercela. Prendercela. Per noi. Anche se Sex and the City è sempre stata considerata una serie romantica, in cui le vicende amorose sono il cuore della trama, con uno sguardo più attento ci si rende conto che gli uomini sono solo un contorno. Il problema, sollevato anche da tante critiche femministe, è che però spesso la serie si contraddice da sola e più di una volta dà ai personaggi maschili un po' troppa centralità. Nella prima puntata della seconda stagione, dopo la prima rottura tra Carrie e Mr. Big, Miranda sbotta durante uno dei loro classici brunch del sabato e se ne va arrabbiata. Ma è possibile che quattro donne intelligenti e indipendenti come loro sappiano parlare soltanto di uomini? Purtroppo Miranda ha ragione e infatti alla fine dell'episodio si ritroverà di nuovo a tavola a parlare di uomini con le sue amiche. Ma allora, che rapporto c'è tra le quattro amiche e i vari interessi amorosi? Le conversazioni sugli uomini in Sex and the City sono non solo frequenti, ma necessarie alla costruzione dell'identità delle protagoniste. Non perché siano dipendenti dagli uomini che frequentano, ma perché nell'amicizia tra donne c'è sempre una sorta di alleanza di genere. Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha non sono solo quattro donne single che devono sopravvivere a New York, ma anche quattro donne single che devono sopravvivere agli uomini con cui escono. Sempre Alison Winch ha chiamato questo fenomeno di confronto, di paragone, di tattica Strategic Sisterhood, la sorellanza strategica. Si può dire che tutta la serie sia un lungo ragionamento su quali strategie adottare per confrontarsi con l'altro sesso.
Sex and the City nasce come una serie in cui ogni settimana, attraverso la lente della colonna che Carrie scrive sul New York Star, si sviluppa un topos delle relazioni amorose. Anzi, si potrebbe dire che nelle prime stagioni, Sex and the City segue il paradigma del mostro della settimana. Come in Buffy o in X-Files, altre serie cult degli anni 90, in ogni puntata arriva una creatura sempre più spaventosa, solo che anziché avere quattro braccia o poteri soprannaturali, è un broker di Wall Street sesso dipendente o un ragazzo con seri problemi di autostima. Anche se poi si evolve e inizia a sviluppare archi narrativi sempre più lunghi e complessi, Sex and the City inizialmente insiste molto su questa sorellanza strategica, questo continuo e spesso frustrante confrontarsi con il genere maschile. Parlare tra donne di quello che fanno o pensano gli uomini non serve semplicemente a darsi consigli, ma rafforza e posiziona il proprio essere donne, la propria identità di genere. Ovviamente questa pratica non è un'invenzione di Sex and the City. Marilyn Yalom, che ha studiato a lungo la storia dell'amicizia femminile, si è soffermata sulla pratica del kilting. All'inizio dell'Ottocento, negli Stati Uniti, le donne si riunivano per cucire insieme grandi coperte. Ogni donna cuciva un quadratino di stoffa, che ricamava con disegni o frasi che rappresentavano in qualche modo la sua vita o le sue passioni. La pratica del kilting era importante non solo perché era un'occasione di socialità per le donne altrimenti confinate in casa, ma anche perché cucire, magari in 10 o 20 persone, una coperta larga parecchi metri, implicava una strategia non indifferente. Cucendo, le donne rafforzavano la loro identità, la loro amicizia, e soprattutto potevano parlare liberamente dei loro problemi, specialmente quelli coniugali. Sex and the City è una sorta di grande coperta fatta da tanti quadratini. Ciascuno rappresenta l'identità di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, che ogni settimana si riuniscono per mettere insieme i pezzi delle loro vite e scambiarsi strategie. Ma c'è anche un rischio in questo continuo confronto, ovvero che il semplice consiglio si trasformi in una forma di sorveglianza, in cui la singola donna non si sente libera di vestirsi come vuole o di frequentare chi vuole perché le sue amiche glielo impediscono. Questo tema si ricollega a un'altra enorme questione che riguarda l'amicizia femminile: la competizione. Ho chiesto a Marina Pierri quanta competizione c'è in Sex and the City. In Sex and the City la competizione nell'amicizia femminile è letteralmente quello che in gergo narratologico si chiama l'ombra, cioè in qualche modo è il fantasma che aleggia su tutta quanta la serie, cioè questo è diciamo in qualche modo è un portato, sempre proprio perché diciamo così come per forza di cose la narrazione va ad attingere inevitabilmente a stereotipi dell'epoca, e in un certo senso finisce per inglobarli, e poi purtroppo questi, diciamo, queste cifre sono state ripetute, così ugualmente va a spaccare degli stereotipi che esistevano invece nell'immaginario collettivo, nella cosiddetta hive mind, nella mente alveare dei tempi. Quindi nel momento in cui Sex and the City va a raccontare un'amicizia femminile che nella stragrande maggior parte dei casi non considera la competizione tra donne, sta già andando a operare una enorme innovazione a livello tematico, proprio perché in realtà noi sappiamo che il grosso tema che si interseca a tutto quello che è competizione femminile è quello, è la cosiddetta logica della scarsità. Quindi il momento in cui io percepisco che per me c'è poco posto, perché dati 7 posti al tavolo, 6 sono occupati da uomini e ne resta soltanto uno per una donna, allora a quel punto naturalmente scatta una sorta di guerra tra chi quel posto lo deve andare a occupare. Ma nella stragrande maggior parte dei casi Sex and the City fende questo tipo di ombra. Questa è un'ombra sociale che riusciranno a raccontare molto bene. La competizione femminile, insomma, in Sex and the City somiglia a una sorta di fantasma. Le quattro protagoniste sono diverse,
hanno desideri diversi e sono attratte da uomini diversi. Se fossero state più simili, sarebbero state in guerra fra loro? Finora in questo podcast abbiamo detto che tutti i pregiudizi sull'amicizia fra donne sono soprattutto dovuti alle circostanze sociali. Insomma, se cresciamo con l'idea che le altre donne siano le nostre nemiche in amore, nel successo, sul lavoro, sarà molto difficile per noi respingere quell'idea. Il legame tra le quattro protagoniste sembra essere sufficientemente forte da scongiurare il rischio di una competizione aperta e spietata come quella che abbiamo visto in Mean Girls nella seconda puntata. Ma appena si esce dal circolo di Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda, qualcosa cambia. Per questo Marina Pierri parla di un'ombra. Cioè, quello che succede nelle storie è che, data un'ombra, quell'ombra va portata alla luce, va, diciamo, per utilizzare il gergo junghiano, va integrata nell'esperienza quotidiana. Cioè, l'ombra, sempre, diciamo, come concetto junghiano e poi delle persone che si sono occupate degli studi junghiani, riguarda l'idea che ci sia un rimosso che esiste non soltanto dentro, diciamo, delle persone, ma anche nelle situazioni. Per quello ti parlo di ombra in relazione anche alla competizione femminile. La competizione femminile è l'ombra di Sex and the City, almeno una delle sue ombre, ma probabilmente l'architrave concettuale di tutte le ombre di Sex and the City. Quindi è evidente che in un'ottica di conflitto di una trama che deve procedere, e deve procedere perché le personaggi devono evolvere sull'arco di trasformazione di tutte le stagioni, è evidente che noi dobbiamo avere dei processi di integrazione dell'ombra. Il momento in cui quest'ombra viene alla luce è la rivalità tra Carrie e Natasha. Natasha è la giovanissima donna che Mr. Big conosce a Parigi e sposa pochi mesi dopo aver rotto con Carrie proprio perché non era pronto a impegnarsi. Natasha diventa una sorta di fantasma che popola in continuazione le fantasie di Carrie. Viene costantemente insultata e degradata da tutto il gruppo delle quattro amiche, ma lei non ha nessuna colpa. È soltanto un agente esterno, anzi, per certi versi, la vera vittima di questa storia. La colpa è di Mr. Big, che ha ferito i sentimenti sia di Carrie che di Natasha. Nel suo rapporto con la rivale, Carrie dà il peggio di sé, diventando gelosa, ossessiva, invidiosa, maliziosa. Insomma, il peggior stereotipo ambulante della donna innamorata. La competizione tra Carrie e Natasha per sedersi al discutibile fianco di Mr. Big, in nome di quella logica della scarsità di cui ci parla Marina Pierri, sarà però funzionale alla crescita della protagonista. Dopo che Natasha la sorprende nell'appartamento del marito e rincorrendola cade dalle scale e si rompe un dente, Carrie capisce che la gara per spartirsi la torta di Mr. Big non vale la pena. E così Carrie prova a tendere la mano a Natasha, che, anche abbastanza comprensibilmente, decide di mandarla a quel paese. Carrie senz'altro all'inizio agisce perché si sente in colpa, sia nei confronti di Natasha, sia perché sta tradendo il suo fidanzato Aidan con Big. Ma poi subentra una consapevolezza diversa. Ciò che la rende infelice non è Natasha, non sono le sue tre amiche che cercano di farle capire che tutta questa storia è una sciocchezza. Carrie capisce che Natasha non è una nemica, che anche lei fa parte di quell'alleanza di genere. È stata ingannata da un uomo che si è approfittato di lei, un uomo che allo stesso modo si è approfittato della vulnerabilità di Carrie. E in questo gesto goffo di riparazione e di amicizia con Natasha si evidenzia la più grande lezione di Sex and the City. Le amiche sono la cosa più importante che abbiamo. Women are for friendship, men are for fucking. Il tema della solidarietà fra donne, e ancor più dell'alleanza che va oltre i torti e le rivalità personali, tornerà nella prossima puntata, dove parleremo di sorelle naturali e sorelle politiche. Io sono Jennifer Guerra e avete ascoltato Nemiche Geniali, un podcast prodotto da Emons Record.
Regia Paolo Girella. Studio di registrazione PM9 Milano. Fonico Andrea Conti. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella, Maria Saracino. Montaggio e sound design Luciano Zirilli. Si ringrazia Marina Pierri per il contributo.